Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Regeni, i PM del Cairo dicono: diteci cosa faceva in Egitto. I genitori dicono: ha fallito chi ha fatto affari a strette mani. Ora ritirare l'ambasciatore. Nessuna risposta sulle rogatorie italiane, solo promesse sull'elezione del domicilio dei cinque indagati e la richiesta di ulteriori informazioni sull'attività del ricercatore ucciso nel 2016. Il dodicesimo incontro tra i magistrati egiziani e la Procura di Roma è stato fallimentare, secondo i genitori Paola e Claudia Regeni. La Farnesina fa sapere che saranno fatte valutazioni sull'esito del vertice. Presidente della commissione d'inchiesta Palazzotto ha detto finora solo depistaggi. Berlusconi, il giudice dell'audio e quell'inchiesta per corruzioni con Angelucci, fu accusato di aver tentato di aggiustare due processi. In cambio un certificato falso per far rifare il seno gratis ad un'amica. Amedeo Franco, il giudice di Cassazione, registrato mentre dialoga con l'ex premier, nel 2017 fu indagato dalla Procura di Roma per corruzione. L'inchiesta venne archiviata per morte del reo. Secondo l'accusa, da pensionato si era mosso, senza successo, per favorire il re delle cliniche, poi pure lui ha archiviato in due procedimenti giunti in Cassazione. In cambio gli sarebbe stato promesso un certificato medico legale falso per far ottenere una plastica al seno dal Servizio Sanitario Nazionale ad un'amica brasiliana. Voto di scambio, 27 indagati a Napoli, tra loro due ex senatori di Forza Italia, attuale capogruppo dei forzisti in comune e un consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Politici e presunti appartenenti alla Camorra sono coinvolti nell'indagine della Procura di Napoli sul voto di scambio per le elezioni comunali del 2016. Tra questi Salvatore Marano, Antonio Milo, già parlamentari, l'attuale commissario di Forza Italia nel Partenopeo, Stanislao Lanzotti e il meloniano Michele Schiano di Visconti, documentati numerosi episodi durante i quali sono stati promessi denaro, agevolazioni di vario tipo e anche posti di lavoro in cambio di pacchetti di voti. IVA, Conte dice ipotesi di sgravio per chi usa la moneta elettronica, sarebbe modo per rilanciare la domanda e incentivare pagamenti digitali. Un possibile sgravio dell'IVA per chi ricorre alla moneta elettronica, e questo ha spiegato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il question time alla Camera dei Deputati. Una delle ipotesi arrivate sul tavolo del Governo e su cui l'esecutivo è al lavoro. Si potrebbe delineare un meccanismo incentivante che combina l'esigenza di rilanciare, sì, la domanda, ma insieme anche di modernizzare il Paese e di incentivare i pagamenti digitali. E quindi anche quella prospettiva per cui tutti paghino le tasse, perché tutti possono pagare meno, ha precisato il Presidente del Consiglio in aula. Conte invita i leader del centrodestra per un incontro a Palazzo Chigi sul piano di rilancio. Berlusconi e Meloni sono disponibili. La lettera inviata dal Presidente del Consiglio dopo il confronto disertato agli stati generali dalle opposizioni, apertura dalla leader Fratelli d'Italia e dal presidente di Forza Italia, il Carroccio ha confermato di aver ricevuto la convocazione. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli, bancarotta fraudolenta, arrestati imprenditore e commercialista. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un provvedimento cautelare emesso dal GIP di Napoli, con cui sono stati disposti gli arresti domiciliari di un imprenditore campano, di un commercialista di Napoli, accusati di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta nell'ambito dell'indagine partita dopo il fallimento della società immobiliare Compalto Real Estate, avvenuto il 4 gennaio 2019. Fiamme alte in un appartamento nel napoletano, l'intervento dei vigili del fuoco, vasto incendio in un appartamento situato al secondo piano di un edificio di via Sambuco a Volla. Sul posto vigili del fuoco e le ambulanze del 118. All'interno dell'appartamento è stato trovato un uomo in stato di agitazione evidente. L'origine potrebbe essere di dolosa.
Notizie da Treviso e dal Veneto. Mattarello, una pizza gourmet, trionfa al concorso nazionale. Il locale di Morgano tra le eccellenze del Camut Ambassador 2020. La creazione di Maurizio Apuzzo, la pizza contiene salmone, pomodorini e feta greca. Podista muore di infarto mentre si allena. La vittima è Giuliano Lotto, di 63 anni. Il dramma è avvenuto a San Fior. Il corpo è stato scoperto da alcuni tecnici impegnati in zona per dei rilievi geologici. L'ultimo saluto a Vittoria, commozione per il funerale al campo sportivo. Morta a 14 anni per lo schianto sullo scooter guidato dall'amico ricoverato in gravi condizioni. Case di riposo nella Marca torna l'incubo del contagio. Alla San Pio X di Cordignano, novantenne positiva e due guariti. L'URSS 2 monitora un focolaio a Levada, Covid per tre runner. Casa Fensi, la beffa dopo il dramma coronavirus, cassa integrazione per i 42 dipendenti, da eroi dell'emergenza a disoccupati, quindi congelato l'appalto alla cooperativa Promozione Lavoro. L'ira della CGIL che dice decisione inaccettabile, che scarica i costi sul personale. Notizie dal Friuli Venezia Giulia, e prima di passare alla lettura delle notizie, diamo la parola alla nostra inviata da Udine, Sabrina Ciccotti. Udine Nord, una colonna di fumo nero ha allarmato i cittadini del comune di Tavagnacco. Tre garage nella zona residenziale di una palazzina sono andati a fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente non si registrano feriti. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, grazie a Sabrina Ciccotti per questa sua notizia e adesso passiamo alla lettura delle altre. Gorizia apre un nuovo locale in Piazza Municipio fino fine delle Uti. Oggi Gorizia e l'Isontino sono più forti dopo anni di tagli feroci e scippi vergognosi. Ogni nuova apertura commerciale in città in questo periodo vale davvero tanto ed è per questo che ho accolto con particolare favore l'apertura di una nuova attività di ristorazione a Gorizia in Piazza Municipio, negli spazi dell'ex pizzeria. Commenta così il sindaco Rodolfo Ziberna. Voglio approfittare per esprimere un grande apprezzamento ai tantissimi locali che hanno accolto l'invito a occupare più spazi possibili con sedie e tavolini all'esterno, rendendo ancora più bella e vivace la nostra città. È un momento difficile, ma la reazione c'è. Sento tanta energia, tanta gente che vuole ripartire. Tamponamento a catena, bimbo in ospedale, quattro le auto coinvolte nell'incidente lungo la regionale 463 a San Daniele. Un incidente lungo la regionale 463 all'altezza dell'incrocio del Prosciuttificio Picaron a San Daniele del Friuli intorno alle 18:30 per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Daniele, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate quattro auto in un tamponamento a catena. Difficile recupero in parete con il verricello sullo Yoffuart, intervento sotto una pioggia battente per prestare soccorso ad un alpinista triestino ferito. È stato recuperato sotto una pioggia battente l'alpinista rimasto ferito sulla parete del campanile di Villacco, nelle Alpi Giulie, lungo la via Migliorini. L'uomo è caduto impattando sulla roccia e si è procurato una frattura esposta alla gamba poco prima di concludere la scalata, 50 metri sotto la cima del campanile. Evade dai domiciliari ad Aviano, ma i carabinieri lo arrestano. Protagonista, un 31enne albanese, fermato a bordo di un'auto con alcuni connazionali, deve scontare una condanna a 6 anni. I carabinieri del NORM di Sacilia hanno localizzato e arrestato un 31enne albanese che era evaso dai domiciliari ad Aviano. Doveva scontare una pena complessiva di 6 anni per reati contro il patrimonio. Era specializzato nei furti in abitazione con la tecnica del foro sugli infissi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Incendio in una palazzina a Trieste, le fiamme si sono sviluppate al sesto piano di una palazzina delle case Ater. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. I vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti attorno alle 13:30 del 1 luglio in via Costalunga Trieste per un incendio scoppiato al sesto piano di una palazzina delle case Ater.
Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.